chiamo Antonio. Vabbè, sono della classe del 1924. Quanti anni avrò? No, no, no. Sono finiti. L'anno prossimo 90. Sono stato chiamato alle armi del 43. Del 23 del maggio del 43. Me la dice la data, mi scusi, lei è stato chiamato alle armi il 43, il 10, 23, 20, 23 maggio, insomma, non ero mai scappato di casa, non ero un bambino come adesso, vanno via io, stavo a 3 km da Umbertide, più lontano che andavo Umbertide, se no non ero stato mai a Perugia, non ero stato mai in. C'era il mio fratello che era venuto dall'Africa, allora era fatto 3 anni in Africa, era lì che mi ha portato a Perugia, ha portato al distretto lui. Ha portato al distretto, ha fatto tutte le cose, mi hanno spedito e mi hanno mandato a Zara. Zara ha capito dove è Zara? Sull'Jugoslavia, sui confini di Jugoslavia, proprio a partire adesso appartiene a Jugoslavia. E lì. Jugoslavia. Sono stato 3 mesi. 3 mesi perché c'era da fare istruzione, c'era fare giuramento, e poi dopo 3 mesi mi hanno mandato in distaccamento a 150 km da Zara, all'interno del Jugoslavia praticamente. Che mi hanno insegnato a fare quei 3 mesi? A tenere le armi? Certo, facciamo i tiri, no? Ci insegnavano alle armi. Perché prima, il tempo dei Mussolini, aveva inventato che c'era il pre-militare. Allora io ho fatto anche il pre-militare. Prima di andare a fare il soldato, ho fatto il pre-militare la domenica mattina. Andavamo a Umbertide e ci facevano le istruzioni, ci imparavano come si mangiava il moschetto, come queste cose. E mi hanno mandato in Jugoslavia. Ci sono stato 3 mesi e poi mi hanno mandato al distaccamento a 150 km. Sono stato, dunque, arrivato verso il primo di settembre, perché c'è stato poco, verso il primo di settembre, l'8 settembre è venuto l'armistizio, noi altri il 9 alla sera siamo partiti, l'ordine di fare la ritirata, siamo partiti e andavamo verso Zara un'altra volta, noi andavamo per la liberazione, insomma. Siamo camminati tutta la notte. Alla mattina siamo trovati in un altro paesettino, più vicino a Zara, era a 100 km a Zara quello, avevamo fatto 50 km quella notte. E di lì c'è stata la sorpresa, c'erano i tedeschi più cari a casa. Eravamo una divisione, in concentramento, eravamo imbattuti, c'avevano i carri armati leggeri che hanno visto tra noi altri che volevano scappare. Hanno cominciato a girare intorno a questi carri armati leggeri e vanno accerchiato. Ci hanno accerchiato, ma noi altri, cioè ero tre o quattro, siccome che ero giovane, andavo con gli anziani, io cercavo di andare con gli anziani che erano più esperti di me. Siamo scappati di Spicenzio e siamo scappati e siamo andati per conto nostro, insomma. E ci è riuscito a staccarsi dal gruppo e siamo andati verso Zara. Beh, dalla mattina, dalla sera, alle otto e mezzo, senza mangiare, senza niente, abbiamo fatto.
faccia più grossa. Ci ha portato
facendo incettata per giuro. Manco in piedi ci stavo mai. No? Manco in piedi incettata. Come nel film che abbiamo visto, no? Carlo Bestiame. Così, parlato così, i nostri guardi ci hanno dato da fare in altri bisogni. Non venivo come... Era lì, si faceva tutto di lì. 8 giorni siamo stati di lì. Quando dovevano andare al bagno, se rimaneva di lì, non è che facevano la fermata o c'era il bagno. Si faceva tutto dentro a quel vagone, erano in piedi e lì rimanevano. E non si potevano neanche muovere perché erano uno attaccato all'altro. Siamo camminati 8 giorni a Beppe, il sesto C. Beppe sarebbe il confine dell'Irlanda. Sì. Irlanda. Nord della Germania. Sì, al sesto C, era già con il sesto C per me altri, che c'è una lettera di lui. La lettera che questa lettera che. Possiamo fare una foto alla lettera? La possiamo fare una foto alla lettera? Da di lì siamo stati 8 giorni. 8-10 giorni, ci hanno fatto tutti i documenti, ci hanno dato il cartello di riconoscimento e intanto la destinazione per andare a lavoro. Lavori forzati in pratica. Eh? Lavori forzati. Sì, sì. Siamo partiti, mi pare il 2 o il 3 novembre, siamo andati a San Giochi a Essen. Anche quello è Meppe, Essen, Düsseldorf, tutti i campi, tutti la scelta d'orso. A Essen sarebbe la città come Milano. Dai, molto industriale, grande, con tante industriale fabbriche. Come Milano, grande fabbriche. Era l'obiettivo degli americani per il bombardamento. Certo. Era sempre il bombardamento. Perché volevano distruggere tutte quelle attività che c'erano, no? Gli americani, perché erano contro i tedeschi, e a lui l'hanno portato lì, su un campo, vero, di concentramento. Un campo di concentramento, è cominciata la tragedia, perché alla mattina alle 4:30-5 c'era la sveglia. Ci andava a prendere il raggio, tanto per dire che era raggio, ma erano polpe di pietra, le barbe che noi altri, quelle le davamo tra le bestie. Capito che gli davano come colazione? Gli davano sopra della mietola. E loro a casa la davano da mangiare agli animali. Sì. E quello, cioè, alla mattina ci davano sopra. Pronto. Era acqua e si partiva 6 km a piedi, tanto per gradire, per scaldarsi, ma però ancora si camminava perché ancora era un'inquietta volta. Certo, ancora eravate in forma. Sì, sì. E poi al giorno si lavorava senza mangiare, senza il pranzo. Tanto per raccontare proprio perché sono io smettevo. No, no, per niente. A mezzogiorno i tedeschi andavano a pranzo, i ragazzi non c'avevano pranzo. E verso una stazione, facevi servizio una stazione ferroviaria. La stazione c'era un po' di greppi di terra, no? Era 7-8-10, 2 o 3 si andava in giro a vedere se potevano trovare delle radici. Per mandare giù qualcosa. Certo. Quando ritornavano se ne faceva un pezzettino per uno. Fino alla sera era così insomma. Alla sera si ritornava in campo. A piedi. Sempre, dopo tutta la giornata di lavoro. Si ritornava a campo, ci davano quello che non c'era il resto della mattina, e c'era un filone di pane che a casa mia, io quando sono tornato, a casa mia i tedeschi l'hanno lasciato a casa, ci hanno lasciato i miei a casa, hanno detto che la prima
si mangiava. Quando, a fine, quando erano le 9:30, l'allarme. L'allarme, tutte le sere ma capimenti c'era l'allarme. Che bombardavano. Che bombardavano. Che stavano per bombardarti. Toccava andare al rifugio, perché se uno non andava in rifugio, i tedeschi ti avevano un nervo, non ti sembrava. E avevo un fondo, ma cosa fate male? No, non pregava niente. Fino alle 11:30. 10:30, le 11 e mezzo. Scappavo dal rifugio, da l'appello. Sì. Sì. Non mi arriva il contrappello, non mi arriva il conto perché era il 1900. Quando mi sentivo tutto lì, un'oretta, fino a mezzanotte. Se mancava, hai mai mancato qualcuno? Non c'era mancato, ma tanto è inutile. Dove andavo? Ah. La gente dove andavo? E a mezzanotte che andavo a letto, e alle 4 si riniziava la giornata. Io ho resistito fino ai primi di marzo. Come sono a letto? Quando era arrivato a pesare? 45 kg. 45 kg. Mi sono malato, tanto per dire. Allora, Pianza mi ha detto che ti mi ha detto di avvolgere. Alice di là l'ha raccontato. Glielo vuole raccontare per bene? C'erano altre persone che andavano in altra fabbrica. C'aveva una polverina che quando si metteva sul coperchio della gavetta diventava, si spaceva e come un biscotto, croccante, però serviva per saltare ferro, quella. Quello lì, quella persona, aveva portato che dava una razione da pane e ci ha fatto una volta, mi ha fatto male, mi ha fatto male, mi ha dato la diarrea, una cosa impressionante, e da lì mi sono malato, sono stato 7-8 giorni a riposo in branda e poi mi hanno passato c'erano le baracche, no? Una era dedicata all'infermeria da campo, quelli più proprio malati li mettevano in infermeria da campo e mi hanno passato tutta infermeria un pochino meglio perché non c'era l'allarme, non c'era rifugio, perché quando che ora ti davano quel pochino da mangiare, la stessa cosa che quell'altro, però perlomeno non eri maltrattato, certo. E un pochino meglio, ci stava un pochino meglio. Tutto frattempo è venuta la richiesta di coltivatori di erba, che gli bisognava una cosa, i prigionieri per lavorare in campagna. Nei campi di concentramento, è stato proprio catturato e arrestato. E allora questa cosa ci ha colpito tanto e la sta raccontando adesso ai bambini. Allora adesso finiamo un attimo questo racconto dei campi di concentramento, perché i bambini avevano delle domande sui campi di concentramento, tipo tu ieri lei aveva la domanda da fare sul letto, queste cose qui sul letto, come? No? Allora adesso aspettiamo che nonno Antonio finisce un attimo il suo racconto e poi facciamo le domande, così parlano anche gli altri nonni, va bene? Seguito? Sì, riprenda. Allora c'ero, come ho detto, che c'erano le richieste per i coltivatori, per i coltivatori di erba. Perché la gente anche di lì era tutta sotto le armi. E quindi ci avevano bisogno della gente che lavorava ai campi. E le donne andavano a lavorare. E da di lì mi hanno portato, siamo partiti dal campo del concentramento di Essen,
ci hanno parcheggiato su un campo di concentramento ad Orto. E quello era veramente un campo di concentramento, perché era con tutte le regole. Erano fili spinati, lontano uno dall'altro, due metri, in mezzo ci passava un rotolo del filo spinato, in mezzo a questo rotolo del filo spinato ci passava la corrente. Capito, Nico? Capito, per evitare che scappassero? Erano circondati dal filo spinato e dalla corrente, che se riuscivano a sorpassare il filo spinato c'era la corrente che li mobilizzava, non potevano muoversi. Quello era così, 10 giorni sono stati. E mi ricordo il giorno del Pasqua, questo non me lo ricordo mai, era 4 aprile la Pasqua. 4 aprile, allora siccome che c'erano le pietre delle bestie, però le adoperavano per dare da mangiare ai prigionieri, le buttavo là perché c'era il cancello unico, il cancello che mi serviva per entrare sul campo, era il cancello unico, senza il filo spinato, basta. E ci buttavo là le pietre da sto cancello e i prigionieri. Perché loro si divertivano, i tedeschi si divertivano, i tedeschi, i prigionieri, a buffarsi. Gli affamati si lanciavano verso il cibo. Pensate, li prendevano anche uno che ne ha preso una e ha messo a sedere su una pietra sul campo e l'ha aperta. E quelle pellicine erano lì all'interno. Io sono passato. E l'ha raccolto. L'ho raccolto, ma niente. Perché lui ne era riuscito a prendere. L'ho riuscito a prendere, l'ho cagnato. Il giorno che parto questo. Che bella Pasqua, eh? Bella Pasqua. E da lì ci ha portato a lavorare in campagna. Allora però esatto. È cambiato da più che giorno erano, perché in campagna c'era una famiglia brava, molto brava, erano 32 persone, c'avevano anche loro due figli sotto le armi, uno era Firenze e uno era Russia, quello di Russia. E siamo di lì, la mattina c'era la guardia che ci accompagnava, ci prendeva in consegna il datore del lavoro e lui ci portava in campagna e ci consegnava il lavoro, insomma. E poi tornavo a casa la mattina, prima di partire la colazione pronta. E poi tornavo a casa, alle 10, alle 9, alle 9 e mezzo, capitava con lo stuzzichino, c'era un football, due fette a pane e in mezzo c'era l'affettato. Non mi sembrava vero, mi sa, eh? Non sembrava vero, dico, dopo quello che... Oh, per carità. E a mezzogiorno c'era il pranzo, alle 4 c'era il football un'altra volta. Era la cena. La differenza è che c'era stata le 10 giorni prima. E quello era fatto giorno. Ma infatti ieri abbiamo letto di là una lettera che lui ha conservato, che ha mandato alla sua famiglia, dove scrive: sto molto bene! E noi abbiamo detto: oddio, sto molto bene! Allora ero da compagno, ero un contadino, stavo molto bene, veramente. Era, rispetto a prima. Stavo molto bene, veramente. Era diventato 40-45 kg già. Quando ero al campo di concentramento, io per camminare, ho detto che ti limita il muro, perché sono io terra. Non ti va più. No, no,
senza giacca, senza niente, era d'inverno, era freddo. C'aveva una coperta da soldato, gli ho fatto una striscia larga così, eppure l'ho doppiata, l'ho cucita dalle parti sotto, ci ho fatto le buche per gli altri bracci, e ho fatto la buca per la testa e ci ho fatto il giretto. Come si capiva? Come il giretto. Neanche ogni 8 giorni, la domenica era in posto. E qua, sulla cameretta avevamo una stufa che il carbone, potevamo creare quanto c'era pareva, quello c'era. Allora si girava, c'era un secchio di carbone, si sentiva la stufa. La domenica facevo bollio, sti pani, i miei panni, perché ti do. Ogni 8 giorni doveva far bollire i vestiti perché erano pieni di pidocchi. Pieni di pidocchi. Quando ti ritrovavo su del secchio, era bianco. Il secchio bianco delle uova e dei pidocchi che erano morti. E quella era una cosa di pidocchi. Che mangiavano. Oh, era una cosa impressionante. Perché non era manco perché uno era perché c'era una malattia. Tutti quanti uguali. Perché ci avevo trovato anche una canzone, Pidocchi a cielo. Ma dove dormivate? Come erano fatti? La bambina ieri mi chiedeva, ma dove dormivate sul campo di concentramento? Come erano, se c'era il... Sul campo di concentramento c'avevo le branda castelli, io dormivo sul piano di su. Come sul film dei Benigni, La vita è bella, che si vedono le brande di legno. Ma su una branda dormivate più? Come? Erano una persona sola oppure erano per due persone? Uno sotto e uno sopra. Sì. Erano seduti. Da lì, tanto per finire la storia, certo. Si è subito. No, ma lei racconta. Da lì siamo partiti, ci siamo stati 8-6 mesi dal contadino. Come coltivatore. Sì. È venuto l'ordine l'altra volta della ritirata perché non capito come fare, perché c'era manco il frutto vicino. Ci hanno fatto fare la ritirata, siamo camminati la notte e poi un grande raduno, saremmo stati 10.000 persone. Capita uno con un cambio che gli hanno portato in prigionia, era un macellaio. Mi hanno portato dei prigionieri e lui cercava tutti i prigionieri che li volevano. Dal contadino al macellaio! Sempre meglio. Io sento, allora